Ehi gente, oggi è Halloween e per questo, dopo il mio video sul mostro di Tully, ho pubblicato il secondo video a tema Halloween di ottobre. Oggi si torna a parlare della natura per mostrarvi com'è veramente. Come credere che sia la natura? Come nei cartoni animati in cui tutti sono felici, allegri e sotto stupefacenti, anche se non ce lo dicono? Insomma, credete che la natura sia come ce l'ha mostrata la Disney per farci lavaggio al cervello? No! Ecco la natura, e da biologo dico che è molto meglio così. L'argomento di cui ho intenzione di parlare è gli animali velenosi. Bisogna però fare una distinzione tra animali velenosi ed animali tossici, la distinzione tra venom e poison. Gli animali velenosi iniettano il veleno nella vittima con un morso o una puntura, ad esempio come fanno i serpenti, le vespe o i ragni, mentre gli animali tossici non lo fanno, ma se tu li tocchi o li mangi, forse perché c'hai problemi di capoccia, ti becchi le tossine, ad esempio i pesci palla, le rane velenose, certi insetti che hanno un sapore disgustoso per via di queste tossine, alcuni uccelli. E lo stesso vale per lo schifo sotto le ascelle. I veleni e le tossine sono uno dei più grandi traguardi raggiunti in natura. Sono diffusissimi. Ci sono insetti, aracnidi, molluschi, rettili, mammiferi, pesci, anfibi, cnidà, ricrostacei e un sacco di altri animali velenosi o tossici. Ci sono circa 100.000 specie di animali velenosi nel mondo. Il veleno è molto antico. È stato ritrovato il fossile di un terapside, un parente estinto dei mammiferi, vagamente simile a un rettile, vissuto nel Permiano chiamato Euchamberzia mirabilis, che si ipotizza avesse delle ghiandole velenifere in bocca. Tuttavia, tutti questi animali non discendono tutti da un singolo antenato velenoso, ma il veleno è apparso più volte all'interno del regno animale. I veleni e le tossine si sono evoluti indipendentemente nei vari gruppi di animali. La capacità di produrli nasce quando un gene, che precedentemente aveva la funzione di produrre una proteina innocua, viene duplicato all'interno del genoma di un animale. In seguito a delle mutazioni, questo duplicato genico acquisisce una nuova funzione che gli fa produrre un veleno. Questo processo per cui il duplicato di un gene acquisisce una nuova funzione è chiamato neofunzionalizzazione. Ora che vi ho introdotto al meraviglioso mondo dei veleni animali, possiamo vedere quali animali sono velenosi. Cominciamo questa rassegna di creature in cui morso, puntura o il semplice contatto vi somministrerà delle tossine letali che portano ad orribili effetti. A partire dall'ori lento. Non ti consiglio di abbracciare o anche solo avvicinarti a uno di questi piccoli e teneri animaletti, perché potrebbe essere una spiacevole esperienza. I lori lento sono tra i pochi mammiferi velenosi al mondo, insieme all'ornitorinco, sì, l'ornitorinco è velenoso, alcuni toporagni e i solenodonti. A causa della loro popolarità e carineria, spesso la gente li tiene come animali domestici, cosa che non dovrebbe fare anche perché sono a rischio estinzione. Il veleno viene prodotto in ghiandole che stanno nei gomiti. Allora, quando si sentirà minacciato, alzerà le braccia e si leccherà i gomiti. Nella bocca la secrezione prodotta dai gomiti si mischierà alla saliva dell'animale e con un morso ti somministrerà il veleno. Di norma viene usato contro i propri simili, ma se minacciati non esiteranno a farlo su un umano. Nell'uomo questo veleno può provocare, in certi casi, uno shock anafilattico che può essere fatale. Ce la stanno mettendo tutta a dirci di stare alla larga da loro. Uno studio del 2014 ha evidenziato come il lori lento imiti il cobra come forma di intimidazione. Quando minacciato, il lori lento emette un sibilo e posiziona le braccia sulla sua testa e, combinato con i segni scuri sul viso, assomiglia al cappuccio di un cobra. E inoltre ondeggia in modo quasi serpentino, un movimento insolito, reso possibile grazie alla presenza di una vertebra extra. Certo,
Ce la sta mettendo proprio tutta a dirci che non è un peluche. Lasciatelo stare. E se non l'avete capito, vi racconto una storia simile alle fiabe di una volta. Lei si chiama Francesca e ama gli animali carini. E anche lei è Francesca. Dopo che ha visto un lori lento ed ha provato ad abbracciarlo. E visto che per colpa del Covid c'è il distanziamento sociale, il principe non è venuto stavolta. Morale, lasciate stare il lori lento. Non è né un peluche né un animale domestico. Passiamo a qualcosa che non abbracceresti neanche se ti pagassero. I celenterati, ovvero meduse e anemoni di mare. Ci sono tanti tipi di meduse e tra di loro ce ne sono tante che possono ammazzarti. E a meno che tu non sia un esperto, è difficile dire a vista se possano essere pericolose. Quando le meduse pungono, lo fanno attraverso i nematocisti, ovvero delle cellule che spesso si trovano sui tentacoli, che contengono un'asta tubolare che, quando viene rilasciata, iniette il veleno. Uno studio ha scoperto come le specie di medusa con i nematocisti più lunghe fossero più pericolose delle specie con i nematocisti più corte, anche se hanno una tossina meno potente di queste ultime. Ma qual è la medusa più pericolosa al mondo? Il primo posto se lo merita la Chironex flecheri, una medusa che si trova in Australia. Gli effetti dell'avvelenamento della puntura di questa specie possono comportare gravi effetti localizzati e sistemici, inclusi dolore cutaneo, infiammazione e necrosi, ipertensione seguita da ipotensione, collasso cardiovascolare e arresto cardiaco e, nei casi più gravi, morte. Fortunatamente solo una parte dei casi è letale. Un'altra medusa molto pericolosa è la Irukandji. È una medusetta piccina picciò, ma non è da sottovalutare. E anche questa vive in Australia. Questa medusa spara i propri pungiglioni, se vogliamo chiamarli così, nella pelle della vittima. E questa è la causa di una malattia chiamata sindrome di Irukandji. Inizialmente sembra come la puntura di una zanzara, ma dopo 30 minuti in media i sintomi diventano più intensi. La sindrome di Irukandji comprende una serie di sintomi sistemici, tra cui forte mal di testa, mal di schiena, dolori muscolari, dolore toracico e addominale, nausea e vomito, sudorazione, ansia, ipertensione, tachicardia ed edema polmonare. E ci sono state almeno due vittime. Possono volerci anche 40 ore per guarire completamente. Finiamo questa parte sui celenterati dicendo che uno studio ha scoperto che una specie di anemone di mare, la nematostella, nel corso della sua vita cambia veleno. Inizialmente questi anemoni di mare, nella loro fase larvale della loro vita, producono un veleno che li fa sputare se vengono mangiati per difendersi dai predatori e in seguito, quando diventano loro dei predatori, devono adattarsi al nuovo stile di vita producendo un diverso tipo di veleno adatto a catturare le prede. Passiamo ora ad un vero carburante di incubi, gli arachnidi. Ovviamente tra di loro ci sono i ragni. Tutti i ragni sono velenosi. Tutti. Lo so cosa state per dire, quindi aspettate. Tutti i ragni sono velenosi, ma solo poche specie sono pericolose per l'uomo. Il veleno è molto importante per questi animali. I ragni non possono masticare o mangiare la carne della loro preda e per nutrirsene devono iniettare il veleno e i succhi digestivi all'interno del corpo della vittima, che verrà digerita all'esterno del corpo e trasformata in una poltiglia che il ragno succhierà. State tranquilli, solo pochi sono pericolosi per l'uomo. Il problema è che la gente li odia a prescindere solo perché sono brutti. E allora, anche se è brutto, non merita di morire. E poi guardate questo salticide. Guardate quanto è adorabile. Almeno questo ragno è carino, no? In Italia dei ragni velenosi ce ne sono due: il ragno violino e la malmignatta, detta anche vedova nera mediterranea. Quello di cui mi interessa parlare però è il primo.
Si tratta di un ragno notturno, solitamente poco aggressivo e che piuttosto che mordere preferirebbe la fuga. Però, se si trovasse all'interno di scarpe o di vestiti, il morso sarebbe probabile. Il suo veleno causa nell'uomo una condizione chiamata l'oxoscelismo, ovvero la formazione prima di un edema diffuso e poi di un'ulcera necrotica più o meno diffusa. In casi gravi può verificarsi necrosi cutanea, che può estendersi fino a coinvolgere grasso e muscolo sottocutaneo. Possono svilupparsi effetti sistemici, generalmente da 24 a 72 ore dopo il morso. Gravi effetti sistemici comprendono febbre, brividi, mialgia, artralgia ed eruzione cutanea generalizzata, emolisi, ittero, rabdomiolisi, insufficienza renale, coagulazione intravascolare disseminata, coma e shock. Questa è benzina. Ma qual è il ragno più velenoso al mondo? Il titolo se lo contendono: Latrax robustus o ragno dei conicoli di Sydney che vive in Australia, ovviamente, è noto per le sue ragnatele a forma di imbuto, mentre l'altro è il ragno errante brasiliano del genere Phoenutria. Nella prima specie pare che il suo veleno sia particolarmente pericoloso per i primati, mentre gli altri mammiferi sembrano abbastanza resistenti e, stranamente, il maschio è più velenoso della femmina, cosa strana per un ragno. Uno studio uscito di recente avanza l'ipotesi che la sua elevata pericolosità per l'uomo e i primati sia una sfortunata coincidenza evolutiva, visto che potrebbe essersi evoluto come difesa dai possibili predatori per il ragno. E il motivo per cui il maschio sarebbe più velenoso è perché, raggiunta la maturità sessuale, i maschi lasciano le loro tane alla ricerca di una femmina, rischiando di imbattersi nei predatori. Fortunatamente non ci sono state più vittime per il morso di questo ragno da quando esiste l'antidoto. E quindi sì, ci può uccidere solamente perché siamo stati sfigati evolutivamente. Che bello! Passiamo ora al ragno errante brasiliano, detto anche ragno delle banane, visto che spesso lo si trova nei carichi di banane. E quindi spesso capita che vengano trovati questi ragni in territori dove non dovrebbero esserci, perché ce lo hanno portato i carichi di banane. Questo ragno è particolarmente noto a causa di un effetto collaterale del suo morso che è, e mi vergogno a dirlo, una grossa erezione. Sì, avete capito bene. Il suo veleno causa un'erezione dolorosissima che può durare anche diverse ore. Ci mancava solo un ragno Viagra del dolore tra le follie della natura. Per questo lo stanno studiando, per trovare una cura alla disfunzione erettile. Però se avete un problema di disfunzione erettile, per favore non fatevi mordere a questo ragno. Passiamo direttamente al prossimo tipo di animale velenoso.